Una problematica globale che però a Lucca poteva essere in qualche modo arginata, ma la cui portata non venne pienamente compresa negli scorsi anni e cui il risultato adesso è di difficile soluzione. Stiamo parlando del proliferare delle colonie di gabbiani in centro storico, che oltre a disturbare non poco il riposo dei residenti, creano grossi problemi a tetti e monumenti, oltre a rappresentare un potenziale veicolo per malattie trasmissibili anche all'uomo. Per capire meglio quello che è successo in questi anni a Lucca, abbiamo chiesto l'intervento del medico veterinario Ambrogio Pagani, adesso in pensione, ma che per molti anni è stato il responsabile di medicina veterinaria dell'ASL2. Ma diciamo, se fosse stato possibile nel 2012, ai primi censimenti dei nidi, risultavano 3 punti di nidificazione osservati dal basso: Piazza dei Servi, Via Fillungo e il comprensorio di San Micheletto. Si sarebbe potuto sostituire le uova del gabbiano con delle protesi di plastica con un odore specifico, perché il gabbiano, se gli inattivi l'uovo, se ne accorge, però la cosa non fu fatta, non fu fatto il rilievo aereo e adesso direi che è un po' tardi. Quello che bisogna specificare è che il gabbiano, e nella fattispecie il gabbiano reale, protagonista della colonia lucchese, è una specie protetta e quindi non è consentito l'abbattimento. In natura ha pochi antagonisti, dato che anche i rapaci preferiscono predare uccelli più piccoli e potenzialmente meno aggressivi. Quindi sembra che l'unica soluzione al problema sia quella di privarlo di cibo. Soluzione quanto mai complicata da mettere in atto totalmente. L'unica cosa che possiamo fare adesso è agire su questa capacità portante riducendo le fonti di alimentazione disponibili. Certo, non possiamo uccidere i pesci dei fiumi o altre cose, oppure uccidere tutti gli uccelli che sono prede dei gabbiani, storni, piccioni, merli, mangiano un po' tutto. Però quantomeno evitare di alimentarli volontariamente, o quantomeno involontariamente creando delle catene alimentari con l'abbandono di rifiuti organici.